Şu an Türkiye'de resmi olarak binden fazla üniversite öğrencisi tutuklu cezaevinde. Adesso in Turchia ufficialmente più di 1000 studenti sono dentro carceri a causa di motivi politici. Questo numeri ufficiali però forse più non sappiamo. Bu davalardan basına özel olarak yansıyan birkaç örnek var. Mesela parasız eğitim istiyoruz diye pankart açan iki öğrenciye sanırım 7 yıl hapis cezası verildi. Sadece evet, parasız eğitim istiyoruz yazılı pankart açtıkları için sadece. Vuole dare qualche esempio, per esempio. Per esempio, siccome portare un'istruzione scritto vogliamo istruzione gratuito, hanno condannato a 7 anni, solo per questo. Üniversitelerde öğrenci dernekleri var. Onun dışında bağımsız gençlik dernekleri biçiminde örgütleniyorlar. Ve ilgilendikleri konular aslında bu anlamda Türkiye'de öğrenci hareketi çok politik. Yani sadece öğrenci sorunlarıyla değil, aslında genel olarak ülkenin tüm sorunlarına karşı duyarlı. Primo di tutto il movimento studentesco in Turchia è abbastanza politico, nel senso non sono interessati dei problemi dei studenti, però tutti i problemi del paese sono interessati. E come organizzano, nel senso ci sono organizzazioni studentesche, associazioni nelle università e anche ci sono altre associazioni indipendenti. İlgilendikleri konular açısından. Mesela Türkiye'de uzun yıllardır Kürtlere karşı yürütülen, devlet tarafından yürütülen savaşa karşı öğrenciler her zaman ilgilidir. Öğrenci dernekleri, öğrenci örgütlenmeleri her zaman ilgilidir. Onun dışında işçi ölümlere, iş cinayetlerine karşı öğrenciler duyarlıdır her zaman. Yelpaze oldukça geniş yani. Più che questi problemi dei studenti, anche prima di tutto da tanti anni c'è una guerra in Turchia contro i curdi, dai loro diritti umani. Studenti sono molto interessati con questo problema. E anche per i problemi degli operai, il problema della classe, sono molto interessati. Mesela bir fabrikada grev varsa orada öğrencileri görebilirsiniz. Se c'è un sciopero in una fabbrica, sempre ci sono studenti che vanno per solidarietà e sempre sono interessati. Questo sì. İşte bu son AKP hükümetiyle birlikte son 10 yıldır tutuklu öğrenci sayısı kat be kat arttı. In questo governo che abbiamo da 10 anni studenti detenuti studenti per motivi politici sono è aumentato rapidamente. Bu, bütün bu devletin bu baskılarına karşı güçlü de bir dayanışma kültürü var. Anche se c'è questo grande repressione su studenti o qualsiasi movimento, anche c'è un grande solidarietà dei studenti in Turchia. Biz asıl gerçek ve kalıcı barışın Kürt halkının ulus olarak kabul edilmesinden, haklarının yasal güvenceye kavuşturulmasından geçtiğine inanıyoruz.
gli studenti credono che la, la pace reale, giusto, sarà quando i diritti umani dei curdi sarà conosciuto e sarà accettato con, anche protetto con la legge, e quindi sarà un pace reale. Adesso non c'è nessun garanzia per quello. Sadece bu da değil, 30 yıldan bu yana devletin Kürtlere karşı yürütmüş olduğu savaştaki savaş suçlularının yargılanması gerektiğini. Anche da un altro lato, da 30 anni, a causa di questa guerra, ci sono curdi che sono condannati come, come si dice, criminale di guerra. Quindi per loro è un grande problema ancora, perché per loro non sappiamo che succederà, ma se, perché questa è una guerra, deve essere, nel senso, l'esercito non ha nessun problema quando un soldato è muoio, succede qualcosa, però per la guerriglia non è così. Quindi per loro anche c'è bisogno di una garanzia, almeno c'è bisogno di sapere chiaramente che succederà quando finisce tutto quello. Çünkü bu savaş boyunca binlerce Kürt köyü yakıldı, binlerce Kürt katledildi, çocuk, genç, yaşlı ve bir bağımsız bir komisyon oluşturulmasını, bütün bu suçların sorumlularının bulunması ve bunların cezalandırılması gerektiğini düşünüyorum. Da tanti anni migliaia di curdi hanno ucciso sia bambini sia adulti, sia donna sia uomo, sono morti a causa di terrore dello Stato. E vogliamo una commissione indipendente per tutti questi processi tribunali per arrivare a giustizia, così possiamo essere sicuri che sarà giustizia, altrimenti con i tribunali dello Stato non siamo sicuri che succederà qualcosa giusto. Şimdi ilk zamanlarda tabi dil sorunundan dolayı politik isimlerle çok fazla kontak kuramadım. Sadece Türkiye'li politik örgütlerle kontak kurabildim. Belli bir süre sonra Almancamı ilerledikten sonra orada değişik politik gruplarla kontak kurdum ve aynı zamanda işte göçmenlerle ilgili ya da kağıtsızlarla ilgili insan tatlı Fransızcası tam bir daha mesela bir sürü Afrikalı İsviçre'de illegal yaşamak zorunda. Hiçbir yasal güvencesi yok vesaire. Bunlarla ilgili yapılan çalışmalara elimden geldiğince katılmaya çalışıyorum. Dil tabii ki hala benim önümde bir engel. Dice, i primi tempi a causa di problema della lingua, perché non conosceva tedesco, non c'era tanta possibilità di connettere con movimenti politici in Svizzera, e lei però aveva contatto ancora con movimenti in Turchia. Però poi quando ho cominciato a imparare tedesco, ho cominciato a conoscere i movimenti in Svizzera e anche tipo movimenti per i migranti, tipo che fanno lavoro per i migranti, per chi hanno nessun diritto, nessun documento ancora, neanche non hanno stato di immigrazione. E ho cominciato ad essere interessato con questi movimenti, cerco di aiutare a loro, però ancora non conosco ancora bene tedesco. Un problema ancora mi evita di tanto in tanto, però cerca di essere interessato in questo momento. İsviçre'deki parlamentoda oldukça güçlü olan faşist bir parti tarafından sürekli göçmenlere karşı yeni yasalar çıkarılıyor. Hükümet tek
Boşa Parti mi? Hayır. Hükümetteki güçlü partilerden biri. Şu koalisyon var yani. Hı hı. C'è una coalizione in Svizzera, uno dei partiti di questa coalizione è molto fascista e cercano di fare nuove leggi per contro i migranti. Dolayısıyla süreç orada da giderek ağırlaşıyor aslında, göçmenlere dönük süreç. Yeraltı kampları var mesela. Göçmenler oralarda tutuluyorlar. Henüz oturum hakkı elde etmeden önce. Bütün kamplar öyle değil ama halihazırda var olan bir sürü yeraltı kampı var. Çok kötü koşullarda yaşamak zorunda bırakılıyorlar. Lei dice quindi la situazione in Svizzera diventa peggiore e peggiore perché per esempio ci sono tipi campi sottoterra per questi migranti che arrivano per la prima volta senza documenti, senza nessun diritto, vivono in questi posti sottoterra e devono vivere in condizioni molto molto male, peggiore e peggiore.